Luna? 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 Mi scusi, perdonatemi se ho varcato il cancello. Sto cercando il mio cane, l'ho perso. Credo che sia entrato qua dentro. Forse lei l'ha visto. Mi può aiutare? Di là, va bene. Grazie, padre. Rachele piange i suoi figli, ne ha voluto essere consolata.
Ferma! Non ho intenzione di farti del male. Sono stata io a condurti fin qui. Scusami se ho dovuto sottoporti a tutto questo, ma era l'unico modo che avevo per incontrarti. Che cosa sta succedendo? Chi sono quelle persone che mi seguono? Chi sei tu? Questo è un antico seminario e i suoi abitanti ti stanno inseguendo. Ma il seminario non esiste più da decenni. E poi nel salone ho visto una foto del prete che mi sta inseguendo, ma è del 1892. Com'è possibile che sia ancora vivo? Siamo tutti fantasmi. Me compresa. Ma una volta non facevamo così paura. Molte famiglie abbandonavano i loro figli sulla nostra soglia. E noi ci prendevamo cura di loro come se fossero nostri. Figlio mio e del priore. Ho cercato di salvarlo, ma lui se n'è accorto e l'ha ucciso. È a causa sua che siamo costretti a rimanere all'interno di queste mura. Chiunque sia arrivato qui da allora non è più uscito. Ma è ora che questa storia venga alla luce. Ti voglio affidare questo diario a testimonianza del mio racconto. Segui il tuo cane, ti condurrà fuori. Ti prego, non lasciare che questa storia rimanga sepolta qui. Padre! Padre, mi prego, aiutatemi! Chiara, cosa fai in giro di notte a quest'ora? Sono appena stata nel convento! Vi devo raccontare la storia! Ci sono i preti! Sono tutti fantasmi! Mi vogliono uccidere! La prego, padre, mi aiuti! Vi prego, aiutatemi, padre! Bentornata.